Il Belvedere è un grande complesso composto dagli edifici del Belvedere superiore, dal Belvedere inferiore, dalla arancieria e dalla scuderia che un tempo ospitava i cavalli del principe. Tutti questi edifici sono circondati da magnifici giardini barocchi. La superficie si estende su un terreno leggermente in salita, ornato da fontane con cascate a scaloni, sculture barocche e splendidi portoni forgiati in ferro. Dal 1903 il complesso del castello ospita uno dei maggiori musei d'arte dell'Austria. Il fulcro della collezione è rappresentato dalle collezioni austriache che vanno dal Medioevo fino all'arte contemporanea. Il Belvedere possiede anche importanti opere internazionali, soprattutto per quanto riguarda la modernità classica. Inoltre il Belvedere possiede la maggiore collezione di quadri di Gustav Klimt e ospita una delle più grandi collezioni di dipinti di Egon Schiele e di Oskar Kokoschka. In questa occasione visitiamo il Belvedere superiore, per il quale bisogna mettere in preventivo comunque qualche oretta. Thank you.
Vienna nel 1900. Un impulso sostanziale per lo sviluppo dell'arte e dello stile fu dato dal simbolismo. Gli artisti simbolisti si schierarono contro la rappresentazione della realtà obiettiva. Il loro mondo è dominato da sentimenti estinti. Per questo motivo utilizzano colori straniati, semplificano la rappresentazione e prediligono la piattezza, l'illusione spaziale. Il maggiore rappresentante locale del simbolismo è Gustav Klimt, col suo quadro La coppia diamanti, meglio conosciuto con il titolo Il bacio, una delle opere più famose al mondo. Dal 1895 al 1905 la secessione viennese organizzò complessivamente 24 grandi esposizioni in cui, sin dall'inizio, propagò il proprio ideale artistico, l'avanguardia e l'internazionalità. Nel 1905 si creò una rottura nella secessione e gli artisti di primo piano l'abbandonarono assieme a Klimt. La guida fu assunta dalla nuova generazione cappeggiata da Egon Schiele e Oskar Kokoschka. Il diverbio fra Schiele e Klimt è evidente come non mai nell'interpretazione di una coppia di amanti nell'opera Morte e ragazza, che in contrasto con il bacio di Klimt mostra una rappresentazione pessimistica e malinconica. Anche Richard Gestahl può essere considerato come un grande innovatore che frequentò soprattutto l'ambiente dei musicisti viennesi che ruotavano attorno ad Arnold Schoenberg. Il suo ritratto di Ernst Diez del 1907 presenta tra l'altro influenze del pittore norvegese Edvard Munch, che sviluppa raggiungendo una interpretazione ritrattistica sorprendentemente moderna. La scuola di Barbizon gettò le basi per lo sviluppo dell'impressionismo. Claude Monet con i suoi dipinti paesaggistici sono spesso composti da morbide macchie di colore e destano l'impressione di grande spontaneità. Nella sua produzione rientrano invece pochi ritratti, uno di essi il cuoco qua ripreso è del 1882 e fu acquistato nella famosa esposizione degli impressionisti nella secessione viennese del 1903.
Il Biedermeier viennese è qua ben presente con la maggior collezione del paese. Con il termine Biedermeier si intende il periodo che intercorre fra il Congresso di Vienna 1814-15 e la Rivoluzione del 1848. Ora le committenze non provengono solo da famiglie imperiali, nobili o chiesa, ma anche dalla borghesia benestante. I formati dei quadri Biedermeier sono per lo più di piccole dimensioni, adattandosi a quella della nuova clientela. I soggetti raffigurati vanno dai ritratti dei membri della famiglia, come nel caso di Waldmüller, diventa cronista della vita rurale, come nei dipinti I raccoglitori di rami secchi o Mattina del Corpus Domini qua ripresi. Altri artisti prediligono le nature morte, altri ancora, come Rebel, prediligono la descrizione realistica della natura, come nel Porto di Granatello o La tempesta marina, anch'essi qua proposti. Il barocco si impose nell'architettura europea nel secolo fra il 1650 e il 1750. Tutto doveva destare meraviglia e il forte senso della teatralità spinse l'artista alla composizione di questa serie di opere delle cosiddette teste caratteristiche. Franz Xaver Messerschmitt, scultore tedesco 1736-1783, colpisce in queste sculture per l'aggressività e la modernità con cui viene raffigurato l'uomo.